Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Sono ancora in Portogallo, come potete vedere dallo sfondo alle mie spalle, sono in hotel e questa sera ho deciso di fare un video per parlarvi di quelli che sono i 5 luoghi più infestati del Portogallo o quelli che comunque sono considerati tra i più infestati qui in Portogallo. Io che ho una intera sezione sul mio canale dedicata a questi argomenti, non potevo venire qui e non fare qualche ricerca perché sapete che queste cose mi affascinano. E ho trovato 5 luoghi veramente molto interessanti di cui adesso vi vado a narrare le leggende che vi aleggiano intorno. Vi chiedo scusa se guarderò ogni tanto in basso, ma mi sono scritta i nomi su un foglio semplicemente perché, essendo nomi portoghesi, è difficile ricordarseli a memoria. Il primo luogo del quale vi parlo è il castello di San João Estoril, che si trova tra Cascais e Lisbona. Qui sembra che ci siano degli avvistamenti particolari perché moltissimi testimoni affermano di aver visto una ragazza camminare sul cornicione con una bambola in mano. E ci sono veramente tante persone che affermano di aver visto questo, tanto è vero che questa cosa ha attirato sempre più curiosi e ci sono state sempre più testimonianze di questi avvistamenti. Molti pensano che questa ragazza sia la figlia dei primi proprietari del castello, che era una ragazza non vedente che è morta precipitando dalla scogliera. E i genitori, dopo la tragedia, hanno deciso di vendere il castello, comunque non se la sentivano più di abitarci, e sembra che da quel momento in avanti tutte le persone che andavano a visitare il castello per comprarlo, avevano in qualche modo dei malesseri fisici, sembra che vedessero questa ragazza camminare sul cornicione, quindi ovviamente fu difficile venderlo. Poi nel 1983 un potenziale acquirente, un uomo italiano tra l'altro, si era recato al castello per visitarlo e anche lui aveva avuto questo avvistamento, aveva visto questa ragazza, ma nel suo caso è successo di più, perché quando ha visto la ragazza ha sentito un impulso irrefrenabile a gettarsi dalla scogliera. Per fortuna non si è gettato, è riuscito a fermarsi, però ovviamente per il grande spavento ha deciso di non comprare il castello. Poi dopo questo evento ci sono stati tanti avvistamenti, tante testimonianze di questo genere. C'è chi dice di non aver mai visto la ragazza, ma di aver sentito delle urla strazianti nella notte provenire dal castello. E sembra che in questo momento il castello sia abitato da una persona che però non, in qualche modo non conferma tutte queste cose perché dice che lui in realtà non ha mai visto né sentito nulla. Però gli abitanti in quella zona, comunque gli abitanti dei dintorni, continuano a sostenere che queste urla nella notte si sentono e che questa ragazza si vede camminare sul cornicione con la bambola in mano. Potrebbe essere una leggenda, potrebbe essere che ci sia anche qualcosa di vero, ovviamente non si sa. Però fatto sta che è comunque un luogo che attira tantissimi curiosi. Il secondo luogo è un teatro, si trova a Faro e si chiama Teatro Letes. Inizialmente era un collegio, era stato fondato da un vescovo, poi però nel 1759 fu chiuso, fu rimasto chiuso per un po', poi Lazzaro Doglioni decise di ristrutturarlo e di adibirlo a teatro perché aveva in mente di fare qualcosa di simile al San Carlos di Lisbona. E così fece, ristrutturò l'edificio e lo adibì a teatro. Scelse il nome Letes come il fiume perché sembra che le acque di questo fiume abbiano il potere di cancellare l'amarezza della vita e la memoria delle anime, quindi decise di chiamarlo così. Ma nonostante il nome, sembra che non tutte le anime abbiano trovato pace in questo teatro, perché tempo addietro, purtroppo, avvenne una grande tragedia all'interno del teatro. Un ballerino si è impiccato al centro del palco. E da quando è successa questa vicenda, moltissimi testimoni affermano che durante la notte si sentono delle grida, si sentono dei passi e si sente il palco che scricchiola. Alcuni addirittura affermano di aver visto questo ballerino, l'anima di questo ballerino, danzare sul palco. Ovviamente saranno suggestioni, saranno leggende, però questo teatro, proprio per queste leggende che vi aleggiano intorno, attira tanti curiosi.
Il terzo luogo è una casa abbandonata che si chiama Casa Amarela nella città di Ovar. Questa casa è chiamata anche Casa Gialla e sembra che all'interno ci siano ancora gli spiriti di due amanti. Praticamente una ragazza era innamorata di questo uomo, il padre di lei, accecato dalla gelosia, li ha chiusi entrambi nella casa. Sono morti insieme all'interno di questa struttura e sembra che i loro spiriti non abbiano mai abbandonato la casa. Ovviamente anche in questo caso sarà una leggenda, però comunque le persone sono attratte dalla leggenda che c'è intorno e vanno a visitare la Casa Gialla. Il quarto luogo è il sanatorio di Valongo, chiamato anche sanatorio di Montalto, che si trova appunto a Valongo, in particolare nella Serra di Santa Giusta, ed era un sanatorio che ospitava malati di tubercolosi. Ma la cosa particolare di questo sanatorio è che sembra che i malati venissero torturati e lasciati in condizioni veramente disastrose. Pensate che il sanatorio aveva soltanto 50 posti letto e nonostante questo vennero accolti 350 malati. Sembra che non venissero affatto trattati bene, sembra che comunque le condizioni di sovraffollamento abbiano peggiorato le loro condizioni. Alcuni sono morti tra sofferenze atroci. Questo avveniva tra il 1958 e il 1975, quindi non stiamo neanche parlando di secoli fa, ma comunque stiamo parlando del secolo del Novecento, quindi delle cose veramente terribili che accadevano in questo sanatorio e sembra che gli spiriti dei malati defunti non abbiano mai abbandonato il sanatorio. Si sentono delle urla strazianti, si sentono dei passi, si vedono delle ombre e ovviamente anche in questo luogo ci sono molte persone che, attratte da queste leggende, lo vanno a visitare. Oggi in realtà è abbandonato, non si può entrare, però molti tentano comunque di intrufolarsi lo stesso. L'ultimo luogo è il castello di Almorul sul fiume Tago. È conosciuto anche come castello dei Templari perché sembra che appunto ospitasse dei Templari. Però a parte questo ci sono due leggende che vialeggiano intorno. La prima leggenda narra che lo spirito di una principessa morta di crepacuore dopo aver perduto il suo amato giri ancora nei dintorni del castello per cercare questa persona che ha perso, per cercare l'anima del suo amato e per tentare disperatamente di ricongiungersi a lui. Quindi è un'anima che non trova pace e continua a cercare il suo perduto amore. Un'altra leggenda invece narra che ci siano ancora gli spiriti di alcune ragazze che erano state tenute prigioniere nel castello e poi vendute come schiave. In ogni caso, che sia leggenda o che sia realtà, è un castello risalente al XII secolo che comunque molte persone vanno a visitare anche per interesse storico, perché essendo stato il castello dei Templari, comunque attira anche per questa ragione, non soltanto per le leggende paranormali. Questi sono alcuni dei luoghi considerati più infestati qui in Portogallo. Fatemi sapere nei commenti se ne conoscevate già qualcuno. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.